Bentornati su RetroPlay, questa volta ci chiama Gunstar della Firebird, gioco veramente mitico con una colonna sonora mitica che adesso andremo a sentire. Eccola qui. E intanto guardiamo, questa è la schermata di caricamento. C'era anche la copertina, però questo era un gioco economico che veniva venduto a poco prezzo, quindi la copertina non rende giustizia all'epicità di questo gioco. Invece di invece la musica, che bella. Questa è la copertina di gioco. Costava 2 sterline della Firebird. Questa invece, adesso vi faccio vedere una chicca, la copertina della versione italiana dell'Armati. Guardate. Questa decisamente gli rende più giustizia, eh. E andiamo al gioco. Allora, io la musica ve la farei sentire tutta, talmente che è bella, è veramente bellissima la musica di questo gioco. Vi racconto una cosa buffa: quando ero piccolo, questo gioco ce l'aveva un mio amico, un mio compagno di classe, in versione piratata, che non si chiamava Gunstar, si chiamava in altro modo, che non mi ricordo il titolo, sicuramente Roberto Gregorini lo sa come si chiama. E c'era scritto, al posto di creato da RMK, pubblicato da Firebird, c'era scritto cracato da com'era il scuro? Si chiamava quel pirata? Adesso non ricordo, si chiamava il scuro oppure il messicano. No, il messicano si chiamava, attenzione! Si chiamava il messicano. E sto compagno di classe mia mi disse che lui era amico di sto messicano e lo conosceva. Dice: "Oh, io conosco sto messicano, lui fa i giochi". In realtà era un pirata, non era. E c'era scritto lì, infatti, Cracked by il messicano, una cosa del genere. Ma non mi ricordo manco se il nome preciso era il messicano. Magari qualcuno di voi che ha vissuto quell'epoca degli anni 80, fra i giochi che ci si scambiava, fra giochi originali, giochi pirata, giochi da edicola, sa come si chiamava sto pirata italiano, romano forse, che si chiamava, faceva chiamare o il messicano o qualcosa di simile. Poi c'era anche il scuro, che era un altro. Poi c'era Robby One, che era un altro ancora. Ce n'erano tanti dei pirati famosi all'epoca. E allora adesso andiamo al gameplay, perché già sto parlando troppo. Sentiamo un altro pezzo di musica, che è veramente epica sta musica, ragazzi. È una musica esagerata. Bellissima, veramente. Stupenda. Cioè, non ho parole. Andiamo a giocare, ma se no è troppo tardi poi. Non mi riesco a staccare da sta musica. Sentite questo pezzo di roba? L'assolo, ragazzi, l'assolo. Fantastico, adesso andiamo a giocare. Dettagli sul pilota. Ah, pilota Pete Goog. Hobby, corse della morte. Nome dell'astronave è Phoenix. Fenice. Ecco qui che veniamo sganciati dall'astronave. Sentite, il sonoro è una roba spettacolare a questo gioco. Allora, questo gioco è veramente, secondo me, bellissimo. Secondo me è semplice, però è bellissimo. Tipo, no, guardate che figata l'immagine del pilota che gli si spacca il vetro. Secondo pilota, questa volta si chiama Hawking P. Gli piace fare il surf, è un bucaniere. No, la nave si chiama bucaniere e la casa è Parcarola, è un altro pianeta probabilmente. Come vedete, in ogni vita abbiamo un diverso, una diversa astronave e un diverso pilota. Bellissima sta cosa, geniale. Allora, stavo dicendo, poco tempo fa abbiamo giocato a un gioco per sfida che si chiamava Pirati del Macrocosmo, Pirates of the Hyperspace. Pirates of the Hogan P, combattimento, thruster, viene da Femulaut. Vabbè. Insomma, dicevo, c'era questo gioco che si chiamava Pirates of the Hyperspace, versione italiana si chiamava I Pirati del Macrocosmo, ed era un gioco simile a questo, ma questo è molto più bello, è anche molto più difficile, come avete visto.
Infatti adesso faremo un altro tentativo, però questo gioco è molto più bello, ricordo. Ah, ecco perché è bello, perché della Software Creations, ragazzi, sono quelli. C'era Tim Follin dentro, c'era Geoff Follin, il fratello, però qui ancora non c'erano. Qui ancora non c'erano, c'erano altri. Infatti la musica non so di chi è, però il gioco è bellissimo, ragazzi. Adesso noi andremo a fare un'altra partita. Allora, no, avevo saltato il pilota, volevo leggerlo. Purtroppo ho premuto per sbaglio. Adesso cerchiamo di fare una partita migliore. Alien Fighters. Perché ricordo che questo gioco era anche vario, poi cambiava. C'erano delle fasi particolari a un certo punto. Oh, l'ultimo abbiamo seccato, perfetto. Stavolta abbiamo... Oh, campo asteroidi, ecco, qua non si può sparare, dobbiamo solo schivare gli asteroidi. Così questo gioco è una figata perché ogni livello cambia proprio completamente. Sarà la prima partita ho fatto proprio schifo perché non sono riuscito neanche a finire il primo livello, come avete visto. Qua per fortuna ci sto riuscendo. Oh, ce l'abbiamo fatta, finito il secondo livello. Alien Coma Ship, ecco, qua c'è la nave. Oh no, mannaggia, ci ha fregato. Cambiamo pilota, vediamo chi c'è. C'è Carol D che gli piace uccidere. Il suo nome, il nome dell'astronave Viper, viene dal pianeta Giotto. Il suo hobby è uccidere, ragazzi. Il suo hobby è uccidere, killing. Alien Fighters, eccoli. No, dobbiamo ricominciare dall'inizio. Mannaggia. Ecco perché è infame sto gioco, perché ti fai ricominciare dall'inizio. No, ho saltato. Mannaggia, ho saltato per sbaglio perché c'ho l'istinto a premere proprio per... Attenzione, dai, che ce la possiamo fare, Sì, attenzione, oh, ce l'ho fatta, attenzione qui. Ah, sto gioco è così, o superi subito oppure niente. Attenzione qua, asteroidi infami. No, ci ha fregato, ci ha purgato ancora. Facciamo una terza e ultima partita perché voglio vedere cosa c'è dopo la stronavona, ragazzi. Metto il nome, ci metto una bella ZZZ di Zombie Gamer. Ultimi, ovviamente, abbiamo fatto molto schifo. Andiamo con l'ultima partita, ragazzi. No, volevo vedere il nome. Ah, dopo lo vediamo, promesso. Andiamo con l'ultima partita. Alien Fighters. Ecco, ci siamo un po'. Ci stiamo impratichendo, stiamo andando meglio. Ok, abbiamo distrutto gli alieni terribili. Adesso andiamo campo asteroidi. Non si può sparare. No, porca vacca, subito mi ha fregato. Sotto mi è capitato un pattern veramente infame. Veramente. Io premo sul bottone per la frustrazione. Purtroppo mi dimentico. Vabbè, il terzo e ultimo, poi lo vedremo di pilota. Come si chiama, che hobby c'ha e tutto quanto. No, ecco, adesso lo vediamo subito. Non premo, devo stare attento a non premere. Allora, vediamo un po' come si chiama. Si chiama Sinei. Gli piace fare le corse della morte. Phoenix viene da Pegasus. Dal pianeta Pegasus, che non so dov'è. Ultimissima vita di questo gameplay. Speriamo che ci dice bene, ragazzi, perché non vorrei fare una figura veramente barbina. No, siamo stati fregati. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto solo l'astronave madre, non siamo riusciti a superarla. Ma mi pare che dopo ci sono altri livelli con altri nemici, altre cose. E questo era Gunstar della Firebird, che veniva venduto a 2 sterline. Attenzione, erano le nostre 5.000 lire dell'epoca. E secondo me per il prezzo era veramente un ottimo gioco, ragazzi. Veramente un bel gioco. Gli do un pollicione pieno a questo gioco, pollice in su, mi piace molto. E con Gunstar vi saluto, ciao ragazzi!